Siete degli stupidi. Non ditemi che il vostro... Le soluzioni per valorizzare esterni da vivere. Masoni, fornacette, Pisa. Una garanzia. Il meglio del meglio al mercato del mobile di Vico Pisano. Andiamo. Basta, giochiamo! Arrivo! Io sto amore più gigante del Canada. No, non sarà la fortuna che ti mancherà. E un cappello giallo in testa, sotto il sole, sotto la tempesta. Gira il mondo come marinai, quanti mari vedrai, sempre. Anche per oggi è finita, non vedo l'ora, una fuga da lupi. Sull'orlo del fallimento. Inverti la tendenza, fammi vedere dei profitti in capo a 6 mesi e ti farò tornare qui in veste di vicepresidente. Una banca, mamma. Mi hanno fatto presidente di una banca. Oh, oh, salve, salve, salve. Vorrei ottenere un prestito. Ma che banca è questa? Una di quelle in cui il menefreghismo regna sovrano? No, nient'altro che una tipica, normalissima banca dello spam come tante altre. Era pronto e determinato a vincere la sua guerra. Brutta, sedenta, acida e imprimorente. Ma stava perdendo la battaglia dei sessi. Ma Zach ha un piano. Un concorso? Possono partecipare tutti i maschi dai 16 agli 86 anni. E non ha fatto sesso in questi ultimi 28 giorni? Shelley Long e Corbin Bernstein vi scioglieranno il cuore. Un bicchiere che me ne può fare. In quello che è il miglior investimento del periodo, la vita. Ha un'aria da 4 soldi. La banca del seme più fatta del mondo. Una fresca ventata di commedia sulle torride passioni. Cosa? 6 volte. Per non morire di angoscia o di vergogna, gli uomini sono eternamente condannati a dimenticare le cose sgradevoli della loro vita. E più sono sgradevoli, e prima s'apprestano a dimenticarle. Per favore, favorisca i documenti.
Ma con chi ho il piacere di parlare? Con un camionista, un boxer, un dentista, un astrologo? Un tempo la gente mi riconosceva prima ancora che aprissi bocca per salutare. Mi chiamo Onof. Mi permetta di stringerla la mano. Non risponderò prima che mi abbia lasciato telefonare. Ma lei non telefona, lei non può telefonare! Che a volte questo, rischiando un po', perché insomma sì, siamo accomodanti, ma insomma cerchiamo di fare del giornalismo crudo, come credo sia giusto debba essere fatto in televisione, senza fare servizi particolari a nessuno, che ne pensi qualcuno. Dunque, allora noi chiudiamo con queste immagini di Forse Cantù, Ponte Rosso, Firenze, immagini di 21 anni fa, dicevo prima, un contributo affinché si torni a parlare di pallacanestro con i toni di qualche anno fa, perché credo che ce ne possa essere bisogno. Grazie a voi per la cortese attenzione per tutto questo anno di pallacanestro. Buonanotte, arrivederci. Arrivederci. Working on a railroad, good for the $4 a day. Gotta get my money, gotta get my pay. Take this hammer, take it to the captain. Take this hammer, take it to the captain. Take this hammer, good for the, take it to the captain. Tell him I'm gone. Tell him I'm gone. If he ain't. Lo che ci distingue. Un bimbo, tuo figlio. Il mondo è più bello ora. Ora la vita ha tutto un altro sapore. Ideal Bimbo, perché tuo figlio abbia il meglio. Ideal Bimbo vuol dire tutto ciò che ci vuole per crescere tuo figlio come vuoi tu, con amore. Ideal Bimbo vuol dire anche prezzi particolari e offerte speciali, in modo che tu possa essere felice senza spendere troppo. Ideal Bimbo a Fornacette, il posto più bello del mondo. Voi cerchiate, qui c'è. Questa è La Rosa. La Rosa è una località, vicino a Terricciola. Insomma, alla Rosa di Terricciola puoi fare shopping, arredamento, abbigliamento, calzature, elettrodomestici, articoli da regalo, lampadari, TV, hi-fi. E alla Rosa tutte le occasioni per risparmiare sono buone, capito? Se vuoi acquistare, La Rosa è sempre un buon affare. Papà era il più bravo del mondo. Lorenzo Pacini, grandi mobili per gente grande. La nuova Rivas, il leader toscano nel settore delle vernici e attrezzature, è lieta di presentare Protec, il più affidabile analizzatore dei gas di scarico in uso presso le motorizzazioni civili di tutta Italia. Protec, per le officine che hanno a cuore il cliente. Protec, in vendita da Nuova Rivas. Per 25 anni Cesare Ragazzi ha studiato, ha compiuto ricerche sui capelli, ma ogni volta che trovava una soluzione la metteva subito in dubbio. Ci trovava mille difetti finché non la scartava. Poi, un giorno, si concentrò sull'unica idea che lo convinse. La realizzò, la perfezionò costantemente. Qual è questa idea? Capelli. Capelli e basta. Il desiderio più elementare di un calvo. Un concetto dietro cui, però, esiste una cultura profonda che tutti dovremmo avere. Oggi, l'organizzazione Cesare Ragazzi conta 23 centri, 30 punti di consulenza in tutta Italia, con 400 collaboratori. I capelli sono un sistema inimitato e inimitabile. E i centri sono insostituibili,
Come insostituibile è chi ridà un sorriso a tanti sfiduciati da esperienze negative. Il sogno di Cesare Ragazzi è quello di diffondere una cultura del capello, perché tutti sappiano come nascono, crescono, si riproducono e muoiono i nostri capelli, quando si rigenerano e quando no. Cultura dei capelli è seguirli con attenzione e assistenza specializzata fin da quando ne abbiamo ancora tanti. Un consulto gratuito presso i centri Cesare Ragazzi ci dirà tutto sul futuro della nostra capigliatura e ci consiglierà sul da farsi. C'è infatti una medicina che non costa nulla, l'informazione. Iniziamo dalle lozioni. Sono importanti, ma non sono tutte uguali, né tantomeno miracolose. Se la vostra situazione lo richiede, un trattamento manterrà sani il vostro cuoio capelluto e i vostri capelli, ritardandone la caduta. Ma se si evidenziasse l'inutilità del trattamento, i nostri esperti sarebbero i primi a sconsigliarvi di perdere tempo e denaro e a indicarvi una strada alternativa. Perché cultura dei capelli è offrire un sistema dopo avervi prospettato tutte le altre metodiche, anche quelle che noi non riteniamo valide, e parlarne senza commenti, esponendo esclusivamente fatti, risultati, statistiche. Di Riccardo Corredi, signori, perché scommettiamo che ce ne sono già arrivate le 10 telefonate? Riccardo, questione di un minuto di rispondere a tutte e quattro le linee che siamo... Ho capito, io scommetto di sì, perché non ci sta che non siano arrivate, che il secondo lotto è stato di regalo sul primo, e allora vorrei riepilogare il tutto per quella persona che si fosse messa a vedere in ascolto. Noi siamo venuti in offerta lancio, in diretta adesso, a proporre l'eleganza, la fantasia, la moda dei miei articoli che abbiamo creato dal tessuto alla fantasia compresa. Le rose di Riccardo, la trapunta bella eleganze, per eccellenza la più bella, signori, a 189.000 lire, è matrimoniale, si lava in lavatrice con acqua, non ha problemi, è antiallergica e fa caldo, basta avere solo la trapunta. Da una parte il disegno delle rose di Riccardo, dall'altra parte la tinta unita che ne state vedendo. Ne abbiamo creato anche il suo quadro, perché come ripeto, noi abbiamo creato da mesi che stavamo pensando a questo lotto, le rose di Riccardo, e dopo tanta esperienza e dopo tanto lavorare abbiamo centrato un articolo inimitabile ed elegante. Ma le prime 10 persone, e scommetto che siano già arrivate. Riccardo, scusa, ma bisogna decidere cosa dire agli altre persone che continuano a telefonare, perché 10 purtroppo sono già... Io vorrei sapere dalla regia invece, per cortesia, il tempo che mi rimane, mi fate un cenno? Allora, mi dicono che ancora abbiamo qualche minuto. Io non so se le posso accettare queste telefonate, perché se stanno arrivando a valanga come arrivano, non posso io, secondo lotto, a tutte le persone darlo sul primo. Secondo me, bisognerebbe essere inimitabile fino in fondo. Allora, questa diretta io per cortesia vorrei... Me l'avete registrata voi anche la diretta per rimandarla qualche altra volta? Sì, sì, sì. Lo sapevo. Allora cerchiamo questa di non mandarla più, perché questa diretta ha un fine a se stesso, magari faremo un'altra diretta. E per questa trasmissione le persone che arriveranno a mettersi in contatto con il nostro centralino, attenzione, avete pochi minuti di tempo, noi vi daremo il secondo lotto compreso nel prezzo del primo. 189.000 lire è un'offerta veramente generosa dal cuore toscano, quale sono io, Riccardo Corredi Inimitabile. E veramente, l'ho detto che scommettevo che fossero già arrivate, perché erano già arrivate. Lo so che sentivo i centralini, vedevo le lampade, vedevo la gente che dietro le telecamere fanno dei cenni pazzeschi. Allora, io sono stato preso un po' dall'entusiasmo, lo devo dire. 189.000 lire la trapunta matrimoniale. In alternativa, che non è più un'alternativa, è compreso nel prezzo anche il secondo lotto, vi diamo due pannelli. I due pannelli, signori, li potete ambientare non soltanto con il copriletto nei mesi estivi, come state vedendo, con questa bellissima frappa, con la ricciatura, con la gala, come la volete chiamare, ma i pannelli, una volta messa la doppia tenda, sarà da contorno anche nei mesi invernali e faranno più caldo la vostra camera da letto.
abbinata all'altra punta, perché è la stessa fantasia. Le rose di Riccardo, signori, le abbiamo stampate e abbiamo creato l'altra punta invernale. Abbiamo creato i pannelli milleusi che fanno la doppia tenda e abbiamo creato il copriletto matrimoniale estivo. Ecco perché abbiamo sparso la nostra scenografia di rose, tempestata di rose. Perché le nostre rose, signore, siete voi. Siete voi che state telefonando, perché noi grazie a voi che siamo qua. Ed è la vostra fiducia la mia forza che mi dà voglia di continuare in questo mondo che non ci si capisce più niente, che i vostri soldi valgono di meno, i miei valgono di meno ancora. Noi da persone cerchiamo di essere intelligenti, di interpretare quello che voi volete a casa. Abbiamo creato con un'unica spesa, adesso è pazzesco non telefonare perché il secondo lotto è di regalo sul primo, abbiamo creato con un'unica spesa un arredamento per 12 mesi all'anno, sapendo che l'inverno ci vuole la trapunta, sapendo che l'estate ci vuole un copriletto. Noi con 189 mila lire vi diamo 12 mesi all'anno l'arredamento nelle camere da letto, ma non solo, vi regaliamo i due pannelli che fanno da tendaggi, spendereste 300 mila, noi no, ve le diamo compresi nel prezzo. Ed è questa l'inimitabilità dell'inimitabile Riccardo Corredi, che vuole veramente, grazie all'esperienza, darvi il massimo facendovi spendere poco. E attenzione, diffidate dalle imitazioni, perché in Italia di Biancheristi per la casa c'è l'inimitabile Riccardo Corredi, che da 15 anni vi consiglia i vostri acquisti. Regia, entra in primo piano anche nella nostra foto per far rivedere una volta le rose di Riccardo, come sono firmate, come sono state studiate con la stampa a mano del tessuto bianco, e naturalmente che ondeggia il bianco su bianco, e naturalmente questa sofficità di eleganza, di colori e di fantasia che ne abbiamo dato grazie agli stilisti della White Florence e Riccardo Corredi. Noi a 189 questo lotto che state vedendo, copriletto e pannelli compresi, li daremo compreso nel prezzo del primo, cioè la trapunta matrimoniale a 189 lire. E adesso noi andremo a visionare carrellando lentamente, perché è una cosa soft, è una cosa elegantissima, non ci vorrebbe tanta fretta, ci vorrebbe, che so, magari anche più tempo, ma il tempo è tiranno per le nostre dirette televisive, sono a un inizio e alla fine, magari alle volte sono troppo corte. Vedete, adesso il telefono è impazzito perché avete capito che è l'eleganza, la moda, biancheria per la casa, avete capito che è il vostro disegno che a voi piace, me lo state confermando con le telefonate, è pazzesco, mi stanno dicendo che arrivano valanghe a Iose, stavo dicendo, che vuol dire Iose? Ma avete scritto Iose, che vuol dire Iose? Valanghe, cioè a volontà. Tantissime. No, perché qua mi hanno scritto Iose, a me mi ha detto, mi fanno vedere il foglione là di dietro. Allora, stanno arrivando valanghe a tutto fuoco. Di telefonate si intende, non di slavine. Allora, il secondo lotto è compreso nel prezzo del primo, 189 lire, non pagando le 480 mila, come è dall'istino Riccardo Corredi, perché l'abbiamo creata, prodotta, voluta noi fortemente per darvi l'eleganza a voi signore che siete in ascolto. Questa trapunta matrimoniale che è double face, da una parte è fantasia come la potete vedere, dall'altra parte è una rosa tenue, shocking, tinta unita, che riprende naturalmente poi la panellatura floreale. Ecco perché l'abbiamo dato anche la tinta unita, magari la potete arricchire voi con dei cuscini, che so, quando me la mettete la parte unita. Noi a 189 vi diamo in offerta lancio la trapunta matrimoniale, ma alle persone che erano in contatto in visione ascolto, grande diretta di Riccardo Corredi, il secondo lotto lo abbiamo regalato sul primo. Non c'è bisogno di battere pugni sui tavoli, non c'è bisogno di agitarsi, magari ci si buca anche se tocchiamo le rose, perché qui è tutto vero, queste cose sono vere. Noi vogliamo farvi capire con la nostra semplicità che vi vogliamo consigliare il massimo per eleganza, per naturalmente raffinatezza e per esperienza, facendovi risparmiare soldi. 189 lire il secondo lotto, comprende il copriletto con il volant, che abbiamo utilizzato 15 metri solo di volant per fare questo gala al copriletto. Vi diamo compresi i pannelli milleusi e compresi al primo lotto c'è anche la trapunta, ma ad unica cifra, 189 lire. Perché in Italia di Biancheristi per la casa c'è l'inimitabile Riccardo Corredi, che da 15 anni vi consiglia i vostri acquisti. Regia, entra in primo piano anche nella nostra foto per far rivedere una... L'ha lasciato, e ora vediamo questo servizio sulla squadra nerazzurra. È sicuramente un illecito, perché il regolamento stabilisce tassativamente che nelle ultime 5 gare di campionato le partite debbono cominciare tutte in un determinato momento. Una bandierina non è sparita per opera dello Spirito Santo, è stata asportata dal campo non per un souvenir, ma perché un incaricato ha deciso di portarla via. C'è una documentazione presentata dal Pescara che sarà esaminata a fondo, anche se il Pescara si è salvato, perché quando si fa una denuncia, la denuncia viene esaminata fino in fondo. Quando l'ha firmata il presidente del Pescara non sapeva
che fortuna sua avrebbe vinto a Cosenza. Così si è espresso il presidente del Pisa Romeo Anconetani immediatamente dopo l'esito fatale per i nerazzurri dei calci di rigore che hanno decretato la sconfitta della sua squadra a Salerno. Romeo Anconetani lotterà quindi ancora affidando deboli speranze alla giustizia sportiva in merito al noto caso a Cireale Bari, ma una cosa in conclusione appare chiara. La Cireale, apparsa squadra oltremodo modesta ma compatta e tenace, non meritava di prendere in B il posto del Pisa. Non ha mai vinto sul campo, i tempi regolamentari di 3 gare si sono conclusi con 2 pareggi e 1 vittoria del Pisa. Ha usufruito dei 2 punti a tavolino per il caso Conte del Venezia ed infine, ma non ultimo, ha potuto contare su quel prolungamento illecito di oltre 6 minuti nella gara contro il Bari, nel corso della quale ha segnato il gol vittoria, confidando nel fatto proprio che i baresi erano già matematicamente in Serie A. Ma va anche detto ad onore del vero che a nostro parere non è nello spareggio di Salerno che il Pisa ha lasciato la B, ma bensì nel calo pauroso di forma di diversi giocatori, fra i quali Lorenzini e Muzzi, nella incapacità assoluta di fare gol. Dal 16 aprile al 14 giugno il Pisa, compreso lo spareggio di Salerno, ha disputato 9 partite. In queste 9 partite ha messo a segno soltanto 6 reti, di cui 4 su calcio di rigore. Ecco perché il Pisa è sceso in Serie C, oltre al fatto di mai aver avuto la buona sorte dalla sua. Tutto ciò per amore di verità e ribadendo la non legittimità degli ascesi alla B rispetto ai meriti nerazzurri già citati. Ci sarebbe poi da sapere per quale motivo il primo rigore del Pisa sia stato tirato da Pasquale Rocco, che mai ne aveva sbagliati, è vero, ma vedendo che lo stesso giocatore già da tempo appariva zoppo e claudicante. Da citare infine 2 comunicati stampa emessi dalla dirigenza del Pisa Sporting Club proprio in giornata. Nel primo si dice che la presidenza del Pisa seguirà la pratica relativa all'ufficio indagini circa le famoso caso delle bandierine della gara Cireale Bari, giorno per giorno ed ora per ora, perché nulla sia trascurato. E nell'altro si considera la fine del campionato e sin da oggi i tecnici Bersellini, Eugenio e Pietro Luisi hanno concluso il loro rapporto con il Pisa Sporting Club ad ogni effetto. I giocatori sono stati posti tutti in libertà. La dirigenza del Pisa, conclude il comunicato, assicura di rimanere al posto di lavoro in completa serenità e con la massima determinazione di lavorare con un solo intento, quello di garantire la continuità della maggiore efficienza del Pisa, ed invita tutta la tifoseria a mantenere la massima serenità, con un solo obiettivo, la più sollecita ripresa del Pisa Sporting Club. E Romeo Anconetani non ha fatto passare neppure 24 ore dalla discesa in C per licenziare Eugenio Bersellini, il suo secondo Pietro Ruisi. Il rapporto tra il tecnico e la società nerazzurra avrebbe dovuto concludersi in maniera naturale alla fine del mese di giugno, ma Anconetani non ha voluto attendere questa scadenza. Ha convocato in sede Bersellini e gli ha dato il...